Beh, poi ho preso questi nuovi smaltini che erano tutti quel finish un po' metallizzato che va adesso. Allora, questo mi piace un sacco e si chiama Be Optimistic ed è un... Oh, ma non mi vengono mica i colori, eh. Ed è un color ruggine tutto metallizzato, bellissimo, che secondo me per Natale è fantastico. Infatti questo me lo voglio mettere... Sì, me lo voglio mettere per Natale. E Just in Case... che è questo marrone leggermente... Giulia, aiutami a descrivere questi colori, non ce la faccio. È un marrone... leggermente caldo, ecco. Sì. Un marrone con una punta di rosso, esatto, diciamo. Un sottotono leggermente... Bello, rosso. Anche questo, bellissimo. E poi mi ho piace ancora di più del ruggine. Vabbè, ma il ruggine è particolare, sì. Cioè... Sì, mi piace più il marrone caldo. Sì, questo qui è più normale, il ruggine è più particolare. E poi ho Date with the Night, che è praticamente uguale a questo Luxury Secret, però Luxury Secret è il mio preferito. Ed è un grigio sempre metallizzato, mentre Date with the Night è marrone più freddo. Marrone grigio. Sì, esatto. E l'ultimo è Princess Prunella, che mi piace un sacco il nome, è bellissimo questo, il numero 73. Ed è... sulla stessa linea di tutti gli altri, quindi un po' metallizzato, con differenza che questo è sul viola. Niente, questi smalti bellissimi e famosissimi, bellissimi, se li trovate prendeteli. Ora passiamo alle mie smalti, cose per unghie, che sono anche per più esigue. Ho What is the Party, bello, numero 43, che è questo tipo drago viola metallizzato con riflessi verdi, è verde barra viola metallizzato, esatto, è tipo drago nella neve makeup. Mi piace molto anche sulle unghie, secondo come la luce colpisce le mie unghie, cambia colore, molto bello. Poi ho la base, il top coat della Better Than Gel Nails. Sia la base che il top coat, avevo solo il top coat di cui avevo sentito parlare molto bene, ma ragazzi, avrò delle unghie di carta pesta, a me lo smalto non dura. Ho preso anche la base, l'ho messo ieri sera, mi si è già un pochino scheggiato, ma sembra vada meglio, sembra persista leggermente. Smalto. Comunque vabbè, poi ho le goccine per far asciugare lo smalto e queste funzionano, ungono un po' però fanno bene il loro lavoro. Poi ho la pochettina e questa li metto da borsetta con la confezioncina, comoda perché non rovina le cose. Io ho finito con la linea, c'è la linea Pruschina adesso che abbiamo una cosa a testa. Io ho comprato anti-spot patches, quelli per i brufoli da metterci sopra, non li ho ancora provati. Cerotti anti-imperfezione, questi cerotti trasparenti anti-imperfezione ed antibatterici asciugano i brufoli. Posizionarli direttamente sul brufolo e lasciarlo agire per 8-10 ore. Di notte. Non utilizzare sulla pelle irritata. Sì, l'ideale è metterseli prima di andare a letto e il mattino dopo toglierli. Speriamo che funzioni. Non li ho ancora provate? No, li ho comprati tipo 3 giorni fa e non ho, per fortuna, non profili. Io invece ho i cerotti da naso, che però non ho capito se anche questi stanno andando fuori produzione. Ma boh, spero di no. Anche se io ho visto un video di Miss Creamy Creamy dove si fa i cerotti lei in casa da sola. Davvero? Sì, è una figata. E come infatti fa? Con le garze, la maizena, la colla per pe... cioè, senza infamia e senza lode, nel senso che a me, cioè, i cerotti che io compro mi funzionano nello stesso modo e non mi puliscono quasi nulla. Forse sono io che li strappo troppo veloce, non lo so, oppure forse sono i miei pori che sono stretti sopra e larghi sotto, non lo so. Cioè, ho questa bottiglia di Coca-Cola, esatto. E comunque sì, alla fine costano veramente poco, mi sembra 3 euro qualcosa. E c'erano dentro. Devi comprare un altro
un altro rosetto. Sembra un rosetto con il corallo. E costano 3 euro, 3... non mi ricordo in realtà quanto costano. Comunque se non più di 3 euro qualcosa, non più di 4 euro. Questo 100% ce n'erano dentro 3. E sì, senza infamia e senza lode. Cioè, a me i cerotti non funzionano tanto in generale. Adesso... punti neri a parte. Esatto, boh, adesso proverò a fare questi homemade che dove dalla ricetta mi scrivi i crimi che mi ispirano. Niente. E poi io ho altre cose da far vedere della Catrice. Noi non abbiamo Catrice vicino. Questo qui il mascara volume. Allora, io l'ho comprato, ce n'erano tanti, però questo qui, quando l'ho comprato, secondo me, era già secco, non lo so. Infatti, però, voglio provare a rivitalizzarlo mettendoci dentro delle goccine per collirio occhi. Il collirio. Vi dirò come viene, comunque sì, super grumoso. Lo scovolino, sinceramente, è vero, a vederlo non promette niente di che, però ha le setole super dense, quindi prende bene le ciglia e le volumizza davvero. C'è proprio quell'effetto, magari non te le allunga tanto. Io infatti ci do sempre dopo di questo, ci do quello il top coat verde della Kiko, quello allungante con dentro le microfibre, le fibre, vabbè. E però il volume, cioè, fa proprio delle belle ciglia, tutte compatte. Bambola. Sì, belle. E poi ho preso queste due cose di Catrice per le sopracciglia. Questa è la matita. E questa è la matita più chiara. Direi che se ne fossero due, una più chiara e una più scura. È questa qui. Ma la matita sinceramente non mi piace molto. Il colore così sembra non tendere al rosso. Però ecco, invece esempio, già in videocamera si vede che tende leggermente al rosso. Poi è molto lunga, non lo so, questo cosino qua, boh, vabbè. Insomma, questo qui è un prodotto no, praticamente, potrei dire, non ve lo consiglio. Mentre invece super stra promosso, fantastico, il set della Catrice, quello così. E questo no. Set qui è comodissimo, perché con una mano tu fai così, lo apri. Selezioni, cavoli, ci sono due colori, uno più scuro e uno più chiaro. Selezioni il colore, poi ti riempi le sopracciglia e anche lo specchietto incorporato. È comodissimo. Io lo uso anche spesso per, non dovrei dirlo, per toccarmi. Non in macchina, in treno. In treno quando non c'è nessuno, io anche a volte quando c'è qualcuno. Io mi trucco con questo. Poi c'è questa mini pinzetta che secondo me... No, io l'ho provata e funziona. Tutta la sfondi tanto, a me piace, è tenera. Secondo me fa un po' acqua. Non troppo, se dipende. Vabbè, insomma, se uno c'ha proprio un pelo, non so, un baffo enorme, se ne accorge, almeno con questa, cioè, riesce a rimediare il problema. Non fate affidamento su queste ciofechine qua. Però il set fantastico, specchietto fantastico. Adesso non io prendo tutto. Tutta la faccia, però fantastico, una mano comodissima. Va bene, ci vediamo. Io vorrei provarmi questo. Sì. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.